Proseguiamo con la giornata e chiamiamo anche il professor Vitiello e Ornella che presenta il nostro penultimo relatore. Poi cercheremo di far partire la connessione con il dottor Freeman. Speriamo di... Ci abbiamo provato prima, ma non era stata così. Le sinergie delle intenzioni aiuteranno. Allora, arriviamo alla penultima relazione col professor Vitiello, Dissipazione, coscienza ed esperienza estetica. Il professor Vitiello, non si sente niente? Vado? Allora, dissipazione, coscienza ed esperienza estetica. Il professor Vitiello è professore ordinario di fisica teorica presso l'Università di Salerno, Dipartimento di Fisica Caianello, e associato all'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Svolge attività di ricerca nella fisica delle particelle elementari e nella fisica dei sistemi biologici e del cervello. È autore di circa 170 pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate, di 28 capitoli in volumi monografici e coautore di vari testi sulla teoria del campo quantico e sul modello dissipativo quantistico del cervello. A lui la parola. Grazie, Giuseppe. Allora, innanzitutto grazie agli organizzatori di questa giornata, di questo congresso, che stanno lavorando a questa cosa più o meno da giugno, credo, no? Ecco, con grande successo, come stiamo vedendo tutti quanti, ma anche con grande lavoro, con grandi sacrifici, perché non sempre le cose vanno nel verso giusto, per fortuna. Qui entriamo immediatamente nel merito delle cose che vi voglio dire. Il mondo non è come ve lo raccontano, il mondo è molto più bello perché è complicato ed è complesso. Le cose complicate, come dice la parola, si possono spiegare perché il piegato si spiega, il complesso no. E una delle difficoltà che appunto ci sono state 5 minuti fa sono state relative al collegamento con il professor Freeman, che è in parte corresponsabile con le cose di cui vi dico, perché ormai collaboriamo da parecchi anni. E quindi scendiamo con i piedi sulla terra. Io oggi ho sentito parlare molto di teorie quantistiche, di meccanica quantistica. Questa parola quantistica mi dà l'idea di quello che accade quando si vuole togliere una macchia da un vestito. Quello che uno può fare è portarlo in lavanderia, però poi c'è quello che dice, come nella commedia di Edoardo, non si toglie, e quello dice no, la porto, no, non si toglie. Un altro modo per togliere una macchia è farne un'altra più grande. Così quella che volevamo togliere non si vede. Quello che voglio dire è che tante cose non si capiscono. Noi sappiamo praticamente nulla di tutto, non sappiamo, sappiamo pochissimo. E allora, per risolvere certi misteri, facciamo appello ad altri misteri, a parole magiche. Però questo è il modo in cui il cervello funziona. Il cervello si accontenta di altre parole magiche. Una di queste parole magiche è la parola quantistico. Dico questo, non è un appunto che faccio ai relatori che hanno parlato da stamattina prima di me, ma è la realtà delle cose. Esiste un problema e questo problema esiste col nostro cervello. A questo problema ha accennato il professor Basti. Come facciamo a passare dalla tempesta di reazioni metaboliche che avvengono nel nostro cervello ad ogni momento, in ogni istante, nel vostro cervello, non solo nel mio, da quella tempesta, da quella totale instabilità biochimica, elettrochimica, alla stabilità funzionale del cervello? Voi, poveretti, state qui da stamattina. Attenti a non farvi perdere, a non perdere una sola parola, attenti a tutte le cose che vi hanno raccontato, e quindi con un'attività, con una stabilità di attenzione enorme. È chiaro, qualcuno come me ogni tanto ha fatto qualche pisolino, oppure ha pensato alla sua posta elettronica o cosa del genere. Questo succede nelle migliori famiglie. Però esiste. Ed è osservabile una stabilità funzionale del nostro cervello.
Invece di parlare del cervello, parliamo per esempio di un sistema biologico qualsiasi, il più piccolo degli esseri viventi o voi stessi. Esiste anche lì una stabilità funzionale, enorme nel nostro comportamento, nelle nostre abitudini, nel nostro riferirci agli altri, nella nostra visione del mondo. Tuttavia sappiamo che siamo sistemi per definizione lontani dall'equilibrio, perché i sistemi biologici sono sistemi aperti. I sistemi aperti, la parola aperto in fisica significa appunto che scambia energia, il sistema, con l'ambiente in cui è immerso. Questo può accadere solo in una situazione di non equilibrio. Per intenderci, il sistema biologico in equilibrio è il sistema morto. Ci siamo capiti, quando uno pronuncia le paroline magiche che uno dice, immediatamente si capisce. Quindi siamo sistemi lontani dall'equilibrio, perché siamo vivi. Ciò nonostante abbiamo delle funzioni estremamente stabili. Va bene? Estremamente significa su tempi molto più lunghi dei tempi caratteristici delle reazioni metaboliche che avvengono dentro di noi. Quindi questo è il problema. Allora, da questo punto di vista, qualsiasi teoria microscopica, classica o quantistica, non serve a niente. Perché dobbiamo capire come si riempie questa distanza tra l'estrema instabilità a livello microscopico e questa stabilità notevole a livello macroscopico. Capite allora perché io dico che la parola quantistica usata per così come è non serve a niente? Non è assolutamente risolutiva di questo problema. Tanto più che alcuni dei fenomeni ai quali facciamo riferimento, e qualcosa lo diceva il professor Basti, assolutamente non avvengono a livello classico. C'è poco da fare. Io, pensando a mia figlia o a mia moglie, che sta a più o meno 800 km di distanza, non riesco a fare l'entanglement. Allora scendiamo con i piedi sulla terra. Perché se noi non scendiamo con i piedi sulla terra, ieri per esempio ero ad un'altra conferenza erba e mentre noi ci gingillavamo con queste cose, perché anche lì si parlava di acqua e di teorie quantistiche, la polizia picchiava i ragazzi a Milano. Allora uno può perdere il presente, può andare per la tangente e perdiamo il meglio che abbiamo, e cioè la nostra vita di oggi, in questo momento. Allora, scendiamo con i piedi sulla terra e cerchiamo di capire come possiamo risolvere questo problema. La cosa è molto interessante perché possiamo scoprire che l'obiettivo istante per istante del nostro cervello è un'esperienza, l'esperienza estetica. Lì la parola estetica sta nel suo senso etimologico, cioè la percezione dello stare bene. Non ha nulla a che fare con l'esperienza artistica o con la produzione artistica o con la fruizione di opere d'arte. La parola estetica è essenziale, usata nel suo significato essenziale. Include anche l'esperienza artistica, ma non è riferita a quello. L'esperienza estetica è l'essere nel mondo con tutta la mia possibile soddisfazione. E quindi è l'essere felici. Perciò dicevo, perdiamo il nostro presente. Il nostro cervello persegue l'essere felice, persegue la miglior presa nel mondo. Io devo stare a mio agio, se sento caldo mi tolgo la giacca, se sento freddo indosso un soprabito. Io cerco di stare bene nel mondo. Questo tema, l'essere nel mondo, è fondamentale. Se ci pensate, è venuto fuori in tutte
le relazioni che abbiamo ascoltato, sia vista da dal punto di vista della medicina, sia dal punto di vista della psicologia, dal punto di vista di religioni non quelle nostre quotidiane, ma pratiche di ogni tipo, il contatto col cielo e con la terra. L'essere felici è l'unica cosa di cui ci interessa. Questa è l'esperienza estetica. In che modo il cervello persegue? Come facciamo a dire questa cosa? Allora, come si fa? Forse così. Per fortuna il professor Basti già ha detto molto delle cose che io vi volevo dire, quindi sarò molto veloce. E se voi considerate quello che accade nel cervello, considerate significa se voi andate a mettere gli elettrodi e fate un elettroencefalogramma a un signore, a una signora, a un animale da laboratorio, quello che vedete è che nel cervello si formano questi blobs, che sono dei domini di neuroni che oscillano in coerenza e si formano e si disfano. Il tempo in cui questo accade, è dell'ordine dei millisecondi. Questi domini si formano, durano circa 80-120 millisecondi, questi sono numeri che vengono fuori da misure sperimentali, quindi io vi dico delle cose necessariamente approssimate. Ieri sera, parlando a tavola, a cena con dei colleghi e delle persone che erano lì, veniva fuori che dire ci vediamo verso le 8 è molto più rigoroso che dire ci vediamo alle 8 in punta, perché gli orologi sincronizzati, per quanto sincronizzati, c'è l'errore della sfera che è una certa dimensione. Quindi in fisica il rigore consiste nella capacità di stimare gli errori. Le persone rigorose sono quelle che sbagliano di più, perché non sanno di quanto sbagliano. E allora i numeri, questi, 80-120, è un ampio spettro, sono millisecondi, comunque un ampio spettro, però sono i numeri che si usano come si fa quando uno fa delle misure in laboratorio, e hanno frequenze molto basse, 12-80 Hz. La frequenza in un'onda è inversamente proporzionale alla lunghezza dell'onda. 12-80 Hz significa che parliamo di lunghezze d'onda molto lunghe. Molto è riferito alla dimensione dello stesso cervello, alla dimensione della persona. Qui ci riferiamo a degli uomini. Quindi già qui si pongono delle premesse per parlare poi di mente estesa, come vi ha detto nel suo intervento il professore Basti, di cervello sociale. Il pensare collettivo, quello che facciamo in questa stanza, è possibile perché noi lavoriamo, il nostro cervello lavora a quelle frequenze. Questi domini di oscillazioni coerenti si formano, si disfano e via dicendo. E non coinvolgono mai necessariamente gli stessi neuroni. Badate, noi parliamo di un numero enorme di neuroni. Parliamo di milioni e milioni di neuroni in ciascun dominio. L'ordine dei neuroni è del tipo 10 alla 12, qualcosa del genere, cioè 1 con 12 zero. E se ci mettete le cellule glia, se ci mettete le connessioni neuronali, arrivate a numeri stratosferici. Questa cosa del numero grande, dei numeri grandi, è molto importante per quello che diciamo. Allora, se questo è il modo in cui funziona il cervello, questo accade nell'uomo, questi domini di coerenza possono anche avere delle dimensioni lineari dell'ordine di 19 centimetri, cioè possono anche coprire un intero emisfero cerebrale. Ad ogni modo, se questo... questa è per ricordarci i neuroni, le cellule glia, le loro connessioni, le sinapsi, non sono oggetti quantistici. Va bene? Badate, ci sono modelli sul cervello che dicono il contrario, contro l'evidenza dei fatti. Quando io la prima volta incontrai Freeman,
Quello che lui mi disse, disse: no, ma che dici, sto modello quantistico? Io non vedo nulla di quantistico in laboratorio. Walter Freeman, per chi non lo conosce, magari dopo chissà se sarà possibile mostrare una fotografia perlomeno, doveva farci, è prevista una sua, speriamo che sia possibile. Negli ultimi 60 anni di sviluppo delle neuroscienze, di progresso di ricerca nelle neuroscienze, c'è la sua impronta, a 87 anni. Allora, io non vedo nulla di quantistico nel mio laboratorio. Poi lesse il libretto, le argomentazioni, e alla fine disse: proviamo a ragionare assieme su questo modello, perché mi pare che dal modello che tu proponi viene fuori qualcosa che io veramente osservo. Però io lo osservo a livello classico, e quindi il problema da cui siamo partiti. Come conciliare l'attività metabolica microscopica a livello biochimico, che ancora è classico, e come conciliare il livello sottostante, che è necessariamente quantistico quello, perché è l'unica teoria che abbiamo per trattare molecole, atomi, elettroni e tutto il resto, sono le teorie quantistiche, come superare questo gap, questa distanza tra questo livello microscopico e il livello. Allora, i neuroni, eccetera, eccetera, non sono oggetti quantistici, va bene. Il modello di cui vi parlo si chiama modello many body, ha molti corpi, è un gergo, quello che si usa nella fisica della teoria dei campi quantistici. Qui io devo dirvi anche una cosa molto importante: la meccanica quantistica è finita nel 1930 con l'equazione di Dirac, che ha aperto l'era, il periodo della teoria dei campi quantistici. La teoria quantistica ha tantissime applicazioni, ne avrà ancora altre, ma da un punto di vista teorico è chiusa, è finita. La teoria quantistica su cui si lavora oggi in fisica, nella fisica delle particelle elementari, della materia condensata, dei sistemi biologici e via dicendo, è la teoria dei campi quantistici, che è una cosa completamente diversa dalla meccanica quantistica, quella di Schrödinger, va bene? Quella di Heisenberg e via dicendo. Ad ogni modo, in questo modello, l'accento è sulla dinamica. Anche qui c'è da essere molto molto chiari. Ci sono dei fenomeni che hanno a che fare con aspetti semplicemente statici, oppure considerano l'evoluzione nel tempo degli spostamenti o l'evoluzione in qualche parametro matematico di qualche... Quella è cinematica. Noi ci occupiamo della dinamica. Quando si parla di dinamica, l'etimologia greca ve lo dice, si pensa alle forze, a quello che genera il movimento, non solo al movimento, ma da cosa è generato il movimento. E qui c'è oggi un grande progresso, perché noi siamo tutti abituati a pensare che se io lascio questo oggetto, questo cade, non lo lascio, no, non preoccupatevi, non lo lascio, e perché c'è la forza gravitazionale. Se io spingo qualcosa, applico una forza, eccetera. Tutti gli effetti, diciamo così, che noi osserviamo li attribuiamo a forze. Esistono tuttavia degli effetti che sono attribuibili all'essere in fase. Vi faccio un esempio banale. Un'orchestra. Il direttore d'orchestra magari suda, noi li vediamo, sudano, eccetera, ma perché partecipano emotivamente, non perché alzano quintali o fanno fatiche chissà quali. Basta un gesto del direttore d'orchestra per mettere in fase anche un'orchestra molto grande, fatta da 100 e più orchestrali. Questo mettere in fase non richiede forze. Se volete, Massimo Troisi, nel film quando parlava col secchio e vieni, perché che era, ricomincio da tre mi pare, aveva ragione,
perché lui cercava di spostare il secchio con qualcosa che non aveva nulla a che fare con una forza. Capite? Qui sicuramente qualcuno di voi starà dicendo: adesso attenzione, pure tu ti stai perdendo il contatto con la terra. E invece no, perché noi abbiamo in fisica, se voi andate a studiare la fisica, abbiamo degli effetti che sono unicamente attribuibili alle fasi. Per esempio il campo elettromagnetico. Se voi definite il campo elettromagnetico, voi parlate di fase e lo introducete per compensare delle variazioni di fase. Capisco che sono cose piuttosto astratte queste parole che dico, però date corpo, ciascuno come gli piace nella vostra mente, a queste parole, è sufficiente. Una volta che abbiamo introdotto queste trasformazioni di fase, poi ne ricaviamo anche delle forze, ma potremmo anche non farlo. Giusto come riferimento vostro ormai, addirittura lo potreste fare in questo stesso momento con questi oggetti diabolici che abbiamo, vi nomino l'effetto Bohm-Aranoff. L'effetto Bohm-Aranoff è un effetto in cui si notano delle cose che accadono non attribuibili a forze, ma solo a fasi. Va bene, quindi se andate a smanettare su internet, Bohm-Aranoff, vedete tutto, eccetera. Allora, vi è stato detto 2 minuti fa, forma, ordinamento, simmetria, l'anima, la forma, il corpo, tutte queste diavolerie da prete. E dove sta? Se n'è andato. No, perché se se n'è andato diciamo anche di peggio. Degli assenti si può dire tutto, è una regola, si usa pure in fisica questo. E dopo vi dico, se mi fate la domanda, vi dico, però non sottraggo il tempo. Allora, dicevo, vi è stato detto delle simmetrie. Ora, siamo molto pratici. Supponete di essere per un momento durante il coffee break oppure quando eravamo a pranzo. Ognuno stava in giro per queste due stanze che sono questa sala e l'altra dove si mangia nel corridoio e non importava a nessuno un altro dove stava, a meno che qualcun altro non lo cercava. Voglio dire, il sistema, in quel momento, il sistema di noi tutti era totalmente indifferente rispetto alla posizione di ciascuno di noi. Quella era una situazione simmetrica. La simmetria era la simmetria sotto la traslazione, cioè sotto il nostro camminamento spaziale di ciascuno di noi. Il sistema era esattamente lo stesso, aveva le stesse proprietà, se siamo 190, non lo so quanti siamo, sempre quelli eravamo, sempre gli stessi, però ognuno vagava a piacimento. Il sistema non cambiava nonostante noi andassimo a piacimento nostro qui e lì come ci piaceva. A un certo punto qualcuno ha detto: si ricomincia, si ricomincia. Siete venuti, vi siete seduti e adesso ciascuno di voi sta nel proprio sito, fatemelo chiamare cristallino. È come se fosse un cristallo quello che sta davanti a me. Siete tanti atomi, ciascuno in un sito, come in un cristallo. Questo è ordinamento. Perché? Perché chi vi guarda può distinguere il signore che sta sulla fila 3, posto 1, dal signore che sta sulla stessa fila, posto 4. L'ordinamento permette di distinguere tra le cose. Infatti, nella fase simmetrica, e io se cercavo la signora con i capelli biondi, dovevo cercarla. C'era difficoltà a distinguere le cose. Quindi l'ordine nasce dalla mancanza di simmetria. L'ordine è mancanza di simmetria. La simmetria è indistinguibilità, è mancanza di informazione a questo punto. Supponete di stare in un quadrivio, in queste strade di questa pianura sconfinata, eccetera. Dalle parti mie c'è un cono, il Vesuvio, al quale uno fa riferimento. Ma qui non c'è niente, c'è la pianura. Se non mettete una freccia
di lì si va a Milano e di lì si va a Venezia. E come fate? La freccia rompe la simmetria. La freccia introduce un ordinamento e carica di informazione. Va bene? E allora nel cervello quello che accade è che l'input esterno attraverso i canali percettivi che noi abbiamo, per esempio l'udito, la vista, il tatto, questi input esterni rompono la simmetria che compete al sistema cervello. Qual è questa simmetria? E vi è stato detto dell'acqua. La molecola d'acqua è un dipolo elettrico, una freccetta, con una distribuzione di cariche positive, maggiormente positive dal lato dell'idrogeno, dei due idrogeno, e leggermente negativa dall'altro lato. Quindi è come un dipolo, è come un ago magnetico, non magnetico, elettrico. E i dipoli possono oscillare e possono essere ruotati in qualsiasi direzione. Quindi il dipolo è associato ad una simmetria rotazionale. In seguito ad un input esterno, i dipoli possono oscillare ed emettere, chiamiamolo suono, tanto è un'onda, un'onda elettromagnetica, così come l'orchestrale può suonare. Però se l'orchestrale si accorda con un altro, quello che ne esce è la musica di un'orchestra. Se invece accorda semplicemente il suo sistema, fase simmetrica, quello che si percepisce è un rumore. Il cervello, attraverso il processo, il meccanismo di rottura spontanea della simmetria indotta dall'input che riceve dall'esterno, si organizza. Si organizza e l'acqua, i dipoli dell'acqua, diventano come un'orchestra. Questo accade su domini ristretti che possono essere più o meno ampi. Questo ordinamento favorisce questi blobs di oscillazioni coerenti dei neuroni. Quindi non sono i neurotrasmettitori che sono la causa che collega una parte frontale del cervello con la parte posteriore. Io sono venuto qui, come sono venuto? Col treno. Che treno? Era la carrozza 3 del 3? Non è vero. È vero che ero seduto nella carrozza 3, eccetera, eccetera, ma sono venuto qui perché c'erano le rotaie. Se non ci fossero state le rotaie, il mio treno, dove e come arrivava da Napoli qui? Capite? Le rotaie sono in qualche modo l'ordinamento dell'acqua. Sono le rotaie che favoriscono l'ordinamento di questa oscillazione coerente dei neuroni. E quindi è questo il gioco. I neurotrasmettitori che ci sono, perché Freeman li vede, non solo lui, ma tanti altri, ma non sono la causa, sono l'effetto di questo ordinamento. La carrozza numero 3 è arrivata qui come effetto dell'esistenza delle rotaie. Quindi io propriamente sono venuto per via delle rotaie. Se venivo in aereo c'erano le rotte. Oggi come oggi, badate, se prendete un aereo, a che il pilota segua la sua rotta, altrimenti vi beccate il missile di Putin. Quindi è questo il significato dell'input che noi riceviamo. Ma a questo punto, chi è che mi può dire quando mancano 5 minuti? Ma Shairman. Se lo faccio e poi mi dice 5 minuti prima della fine mi spara, mi toglie, mi strappa questo oggetto da mano, eccetera, eccetera. Allora, dicevo, badate, tutto questo accade perché il cervello è un sistema aperto. Anche quando dormiamo il cervello lavora. Essere aperto, abbiamo detto, significa che il sistema è un sistema dissipativo, cioè da energia, non solo la dà, ma la prende pure. Senza la dissipazione, se chiudete una persona in una stanza, eccetera, la isolate dal mondo, il cervello, fate un danno fisico a quella persona. Non a caso la prigione, l'isolamento, ancora peggio, il 41 bis, no? Trattavano per ammorbidirlo, eccetera, eccetera. Quelle sono pene corporali. Secondo Basti addirittura l'anima a che fare, e quindi era una pena all'anima e al corpo, che è un tutt'uno quando funziona. Ad ogni modo,
poi dopo mi picchierava, vabbè, ma io... dicevo, la dissipazione è un elemento fondamentale. Allora, questo è anche un insegnamento. Non chiudetevi. Quando ascoltate la vostra vecchia maestra che andate, a cui andate a far visita e dice non mi trovo più in questo mondo, brutto segno, quella sta chiudendo la dissipazione. Non lo dite mai. Se vi capita di che vi esce, tiratelo dentro e non... va bene, dissipate, perché fin tanto che dissipate siete fuori dall'equilibrio e siete vivi e potete giocare con queste cose. Ora, quello che accade, è che la dissipazione va solo in un verso, sia che sia dal dentro verso il fuori o dal fuori verso dentro, ma quando procede, se vi concentrate su uno dei due elementi, va solo in un verso. Quindi questo significa che c'è una freccia del tempo. La gente dice, se potessi tornare indietro, guai, non staremmo a parlare di sistemi viventi. Provate a modificare la data sulla vostra patente o sul vostro documento d'identità, sul vostro passaporto. È penale. C'è un'origine dei tempi che non può essere spostata. Questo perché quella è la vostra nascita, perché noi abbiamo una storia. Siamo nati il giorno tot e poi abbiamo fatto questo, quell'altro, quell'altro. E questo accade perché siamo dei sistemi dissipativi e quindi dei sistemi viventi. Se fosse possibile spostare la data della nostra nascita, questo significherebbe che non siamo dei sistemi dissipativi. Infatti, questo accade in fisica quando il sistema è chiuso. E noi abbiamo la simmetria sotto traslazione, spostamento dell'origine dell'asse dei tempi, o se volete addirittura dell'inversione temporale. Ma nel nostro caso la freccia del tempo non si può invertire. Capite? Quindi questo è caratteristico della vita, il fatto che il tempo va in una certa direzione. Quando questo accade, in fisica si usa una parola, ma è gergo, si dice che l'evoluzione nel tempo è non unitaria, cioè che le cose cambiano. E lo sappiamo tutti che giorno dopo giorno le cose cambiano per ciascuno di noi. Ma questo per qualsiasi sistema aperto, va bene. Noi non abbiamo la matematica per trattare i sistemi aperti, a proposito del non sapere nulla di nulla. Più o meno tutti voi avete fatto una scuola media superiore e più o meno a tutti voi hanno raccontato quando studiavate termodinamica che per esempio per il calcolo dell'entropia, e lì si ha a che fare con sistemi aperti, dovevate considerare l'universo, cioè il vostro sistema e l'ambiente che stava intorno, in modo tale da poter considerare il tutto come un sistema chiuso. Ricordate questa cosa. Ora, questo significa che voi dovevate raddoppiare il vostro sistema. Avevate il vostro sistema, il sistema A, che era quello di vostro interesse. Dobbiamo fare i conti per questo sistema A. Però siccome il mio sistema A è aperto, io devo chiuderlo e considero anche il sistema B, che è l'insieme di tutto quello che gli sta intorno, in modo tale che A più B sia chiuso. Quindi alla fine della storia, io dovevo raddoppiare il mio sistema, dovevo costruirmi un doppio del mio sistema, tale che tutta l'energia emessa da A va in B e tutta l'energia che è emessa da B va in A, perché il sistema deve essere complessivamente chiuso e non deve uscire nulla al di fuori di A e B. Io assumo che B costituisca, appunto, lo chiamo universo, va bene, nel senso che non c'è null'altro oltre a quello. E allora questo accade anche se voi lavorate a questo modello del cervello. Supponete che il vostro sistema, il cervello che voi, a cui siete interessati, sia descritto da queste variabili A. Significa quello che significa, non importa. Quello che dovete fare, dovete raddoppiare A. Dovete introdurre un A tilde, che mettete il tilde giusto per distinguerla da questa A. Però questa A tilde riproduce esattamente il sistema A, perché deve prendere tutta l'energia
no? Come scritto forse sì qui, l'energia totale, cioè che l'energia del vostro sistema meno l'energia dell'ambiente, environment, deve essere zero. Questo è un sistema chiuso. Solo A è un sistema aperto, solo A tilde è un sistema aperto. Però notate che cosa è accaduto. Se prescindiamo dalla specificità dell'ambiente, il mio ambiente in questo momento è fatto anche da voi, ma se io faccio finta di non guardarvi e penso solo all'energia che io sto dando, a me basta immaginare che ci sia un altro me, un mio doppio, che è il mio ambiente, perché questo è il doppio, questo raddoppia esattamente quello che sono io, e quindi nella mia relazione con l'ambiente è come se io parlassi, questo parlare è la dissipazione, questo dare ed avere, questo traffico tra me e il mondo, col mio doppio. Se ci pensate, quando voi andate a vedere una mostra, diciamo, di fotografia, ma la stessa cosa è di pittura, oppure se ascoltate un'orchestra che suona, alla fine, uscendo dalla mostra, supponiamo una fotografia di fotografie, quello che voi veramente avete conosciuto e visto, che cos'è? Certamente avete visto quella fotografia, la numero 7 sulla parete a destra, che rappresenta quell'angolo, forse addirittura dietro casa vostra, avete riconosciuto la signora del piano di sopra, questo io. Ma voi alla fine avete conosciuto il fotografo, perché quelle fotografie sono il punto di vista del fotografo. Quindi il doppio, il mondo, per me, è il mio mondo. Ciascuno di noi ha il proprio mondo. La visione che noi abbiamo del mondo è la nostra visione. E in questo mondo ci sono, di ciascuno di noi, quelli che sono i valori per ciascuno di noi. Se a me piace il rosso, dico per dire, e il mio occhio cade sulla maglietta rossa della signora lì in fondo alla sala. Quindi, in questo traffico tra me e il doppio, forse è l'atto di coscienza. Da questo punto di vista, vedete, quello che vi diceva Basti con tutti i discorsi sulla logica e tutte quelle cose complicate, diventano molto semplici. Perché la coscienza è qualcosa che non è centrata su di me, chiusa dentro di me, tutt'altro. Voi appartenete alla mia coscienza, e la coscienza è sempre un presente. Non esiste una coscienza di ieri per ciascuno di noi, ne esiste la coscienza, esiste l'atto di coscienza che è un presente. E questo significa che noi siamo aperti sul mondo, perché questa coscienza nasce dal nostro dialogo col doppio. Quindi capite quanto è importante l'essere aperti. E va bene, devo correre un poco, coscienza diffusa, va bene. E a questo punto ci sono io, comincio a fare caldo, qualcuno di voi pensa che mi stia stancando, ma sono ben allenato. Delle volte le lezioni durano due, anche tre ore, è molto più stancante ascoltare che non parlare. Il mio rapporto col mondo che mi circonda è un rapporto dinamico, è quello di ciascuno di voi col proprio mondo. È sempre un rapporto dinamico, perché qualcuno si è alzato e se n'è andato, ha fatto bene, perché ha sentito tante di quelle cose, ma la ciliegina sulla torta che gli sto mettendo non ce la faceva più. Va bene. Queste variazioni del mondo influenzano, le variazioni del doppio influenzano il soggetto, e quelle del soggetto influenzano il mondo. Io sto cercando di farmi accettare. Allora, questo rapporto è dinamico. E la dinamica significa che è sempre nuovo. Questo ci dà una dimensione del nostro rapporto col mondo, la novità, la sorpresa, la gioia del cambiamento. Ah, è un altro domani, come diceva, domani è un altro giorno, Rossella, no? La gioia della sorpresa, di quello da venire. La sorpresa è quella del fotografo quando
fa lo scatto, che ferma il tempo. E quello è un momento magico, come quello del gol, per chi, quelli che amano il calcio, che so io. È quello che accade quando si dice ad una bella ragazza, io sono maschietto, parlo delle ragazze, non è una questione di maschilismo, ma a Napoli specialmente si dice: davanti a te si ferma l'orologio, che è un'espressione bellissima, per dire sei così bella che il tempo si ferma. Quella è la magia del presente. Non perdete il vostro presente, non pensate al passato perché tanto è passato, né pensate al futuro perché quello verrà inevitabilmente, perché il sistema è un sistema con trasformazione non unitaria, cioè dissipativa. E quindi io sto correndo un poco, per cui vi dico delle cose che stanno... si è parlato molto e si continua a parlare dei neuroni immagine, dei neuroni mirror, neuroni specchio. 5 minuti? Ah, va bene. Il Chairman. Perché prima ho detto al Chairman, devi essere più rigida. Allora lei adesso lo fa con me. Vedete, questo è l'essere nel mondo. Anche questo giocare col mondo fa parte del nostro modo, parlo del cervello perché è così che funziona, e questa è l'esperienza estetica, questo stare bene. Io in questo momento sto bene perché mi diverto con voi, vedendo le espressioni che voi fate, e quello che dice sì, oppure quello che dice questo è proprio suonato, e via dicendo. Tutto questo è molto bello. Questo era il tema centrale della cosiddetta fenomenologia, quella linea di filosofi che includeva Merleau-Ponty e poi Sartre e via dicendo, che avevano come problema, a metà degli anni del secolo scorso, diciamo, l'essere nel mondo. Questo era il loro problema. E come avere la miglior presa sul mondo. Secondo Fabrizio Desideri, che è un collega che insegna estetica a Firenze, all'Università di Firenze, e quindi insegna estetica, il suo mestiere, questa è l'estetica. L'essere in armonia col mondo. È un'armonia dinamica, è un'armonia mai compiuta. E per questo, se pensate a questo momento di essere in armonia o anche in disarmonia col mondo, se pensate ad un'opera d'arte, supponete un brano musicale o un quadro o una fotografia, ogni volta che vedete questo che ascoltate il brano musicale o vedete questa fotografia o questo quadro, vedete qualcosa di nuovo, perché è sempre nuovo il vostro rapporto con quell'oggetto, che in questo caso è un'opera d'arte. E quindi i neuroni specchio. Non basta, ci vuole l'indeterminatezza della fantasia, non basta imitare, ci vuole la mimesis di Aristotele, che era introduceva qualcosa di nuovo in addizione, in aggiunta a quella che era stato per Platone, che era una semplice imitazione, parlavano dell'arte loro. Per il cervello la mimesis è vedere, imitare, ma metterci il proprio. E questo nasce dall'indeterminazione dovuta alla grande quantità di neuroni che noi abbiamo e a quella struttura, quella sì, di teoria quantistica dei campi, che controlla la struttura coerente dei domini di cui parlavamo prima. Vi ho parlato di queste cose. Qualcuno dice informazione, parola bellissima, viviamo nell'era dell'informazione. Guardate, il cervello non registra informazioni, il cervello non ha nulla, assolutamente nulla, non sia mai lo avesse, nulla in comune con i computer. Questi computer sono pieni zeppi di informazioni, ma non sanno nulla. Non hanno intenzione, come avrebbe detto Tommaso, noi invece l'intenzione ce l'abbiamo perché siamo persone, e il cervello non ricorda le informazioni, il cervello ricorda i significati,
Il significato è soltanto una relazione, non appartiene all'oggetto di cui parliamo, che mi dà un input attraverso i miei canali percettivi, né appartiene a me, ma appartiene alla nostra relazione, per cui il significato delle cose può anche cambiare. E ci viene da dire, ah, adesso ho capito. Che cosa significa? Significa che ogni volta che attribuiamo un significato a qualcosa che osserviamo, tocchiamo, cambiamo tutto il panorama di tutti i significati, cambia la visione del mondo che noi abbiamo. Non è come aggiungere una nuova riga a un dizionario senza cambiare le altre. Si cambia tutto. E questo è quella unità, quell'olismo, altra parola brutta perché poi uno dentro ci mette di tutto di più, però rappresenta quella unità non solo percettiva ma anche di significato. Qui c'è questo giochino che è di Freeman. Il coniglio vede la tigre. Qual è il significato della tigre per il coniglio? Corri. Qual è il significato del coniglio per la tigre? Faccio colazione. Gli oggetti sono gli stessi. Il significato, che è la relazione, cambia. Va bene. Memoria di significati, non di informazioni. Non importa Dante quanto calzava. Quello che importa è che l'ultima parola del paradiso, come qualcuno ci ricordava, è la parola stelle. Perché questo ci dice qualcosa. E, vabbè, chiaramente siamo un tutt'uno. Abbiamo sentito Basti. Finisco. Però vedete, abbiamo la percezione del nostro stesso corpo. Quelle sono le nostre emozioni. Le nostre emozioni hanno una valenza cognitiva profonda. Noi conosciamo attraverso il nostro corpo. Ci sono quelli che conoscono la musica non perché ricordano le note, ma perché sanno la mano come si muove sulla tastiera. O anche quando si digita un telefono, quelle che digitano numeri dal mattino alla sera. C'è una memoria del corpo, c'è un'emozione. Ci sono radici emozionali della conoscenza. C'è Spinoza che parla di conoscenza intuitiva, non dividibile, scomponibile in sequenze logiche, ma la conoscenza che viene tutt'uno. E qui, vabbè, ci sarebbero tante cose da dire, però qui interviene anche il fatto che il pensare non ha a che fare con la logica nel senso della dimostrazione di un teorema, con anelli di una catena per cui deve venire quell'anello dopo un altro, quella è una logica deduttiva, ma il pensare significa errare, significa sbandare, è da quello che nasce il pensiero, è per questo che Sofocle, per il suo Edipo a Colono, gli fa dire: ho errato per tutta la vita e finalmente vedo. Quello era cieco. Gli fa dire finalmente vedo. Quindi c'è questa... Però questi sono solo spunti, non c'è tempo perché sennò... E va bene, direi che le cose finiscono così, dicendo che quando stiamo bene in questo rapporto emotivo e anche razionale col mondo che ci circonda, e allora abbiamo il nostro bello e il nostro brutto. E il bello e il brutto non sono oggetti di discussione, sono il mio bello e sono il mio brutto. E quindi sono categorie eversive, parlando dei manganelli della polizia. È per questo che dovete essere sporchi, brutti e cattivi, perché siete controllabili. Dovete perseguire il bello, dovete perseguire il vostro star bene nel mondo. La vostra esperienza estetica che è quotidiana. Ma azzeriamo la cosa. Diciamo semplicemente che come si può fare per costringere una persona e renderla schiava praticamente? La si può mutilare nella coscienza.
cioè in questo star bene nel mondo. Come si fa? Catena di montaggio, gli mettete un caporeparto che gli rompe le scatole e si realizza. La banca non vi dà il prestito, oppure vi manda all'Equitalia la bolletta, oppure il nulla del governo che abbiamo fa quello che fa con la scuola pubblica o con tutto il resto, e quindi queste mutilazioni di coscienza, sono furti di coscienza, dovrebbero aggiungersi alle morti sul lavoro. E non si fa. C'era un film che ne parlava di questo, che si chiama Matrix. Eh sì. E quello è proprio per me, lo dicono sempre. Me lo dicono sempre. E ci troviamo anche se queste cose nascono indipendentemente. Adesso questo non è un claim of priority, voglio dire, non sto dicendo che sono, ma sto dicendo qualcosa di più. Sto dicendo che un sentire comune porta a conclusioni condivise. E questo è il cervello sociale che, se mi permettete, dove finiamo noi? No? Adesso io parlavo del soggetto, del singolo, in relazione al mondo. Voi siete la mia coscienza in questo momento, io sto nella vostra, pardon. Però insomma, vi tocca. Se invece siamo una comunità, un gruppo, qualcosa che pensiamo di essere speciali, no? Dove finiamo noi? A noi, di vecchia memoria. E dove cominciano gli altri? Gli altri, sono extra qualcosa, parola bruttissima, perché non ci appartengono più. Non è che facciamo un danno a loro, lo facciamo a noi, perché significa che abbiamo chiuso con loro, siamo morti per loro. Loro sono vivi, perché non lo sanno nemmeno di essere extra, chiunque siano. Siamo noi che siamo morti. Capite? E quindi non loro, solo noi, eliminiamo gli altri, sono diversi da noi, perché non siamo noi, e questo non è conciliabile con il cervello sano, è una questione di malattia, parliamo di malati, e la storia antica, meno antica, recente e contemporanea ci dice che siamo contornati, siamo in un ospedale. Grazie, professore. Volevo chiamare un attimo l'ingegner Tinti, che diamo il premio, la targa. Giuseppe. Resti qua. Giuseppe Ticchi, eccolo. Intanto chiedo Giuseppe Ticchi, alle premia. Ballerine di prepararsi. È sentito. Molto sentito. Ti ringrazio per la splendida serata che ci hai dedicato e per la nottata precedente. Due serate di altissimo livello. Bene. Grazie al professor Vitiello. Stiamo tentando di ripristinare il collegamento, sì, con Freeman. E...